Ariete, un aprile un po' sottotono perché c'è Marte dissonante in quadratura dal Cancro, che vi darà un po' di stanchezza in generale, però approfittatene per rallentare un po' i ritmi, non sfinirvi come al solito volendo fare tutto e tutto subito. Prendetela con calma e riflettete semmai sul fatto che Plutone non è più in aspetto negativo dopo anni e potete finalmente capire quanto vi siete ingannati o quanto magari vi hanno ingannati, ma serenamente, senza più voglia di vendette o robe del genere. Fatelo serenamente e ne uscirete bene. Toro. Un mese che è dalla vostra parte perché i due pianeti sono nel segno, per la prima parte del mese, Venere, una bella Venere in Toro che vi darà il desiderio di godervi la vita con tutti i cinque sensi, l'amore, ma anche la vita. Lasciatevi andare al piacere che sarà il vostro unico. La vostra unica guida, nello scegliere situazioni e persone. L'altro pianeta invece è Mercurio, che da metà mese è retrogrado, quindi potrebbe rallentarvi un pochino. Voi non siete già velocissimi, quando fate le cose. Questo Mercurio vi potrà rallentare un pochino, ma poco male. Gemelli, un aprile molto interessante perché Venere nella seconda parte sarà nel vostro segno e dopo mesi ricorderete di Marte nel segno che vi ha fatto vivere storie di sesso, soprattutto belle, emozionanti, eccitanti. Forse adesso vi verrà il desiderio di fare più sul serio, anche perché siete in cerca di conferme con la quadratura di Saturno. Quindi questa bella Venere vi aiuterà a individuare forse la persona giusta, senza però perdere la vostra natura. Per cui se voi credete al poliamori, per esempio, credeteci sempre. Perché è una Venere che è dalla vostra parte. Cancro. Ad aprile inizia o continua la vostra riscossa rispetto soprattutto al fatto che Plutone non è più dissonante in opposizione, quindi non vivrete più con la sensazione spiacevolissima che state sbagliando tutto, che non ce n'è una che va bene. Per qualche mese non avrete più questa sensazione, però la notizia del mese è che Marte è nel segno e l'Eros promette di essere veramente grandioso. Marte fa aspetto poi con Nettuno in pesci, con Saturno anche in pesci, quindi un Eros che diventa centrale nella vostra vita. Leone, un aprile, beh, non bellissimo, perché ci sono due pianeti dissonanti dal Toro. Uno è Venere, ma solo fino alla prima metà del mese, poi passa in Gemelli e tutto migliora. Nei primi 15 giorni, attenzione alle gelosie eccessive, alle sindromi di lesa maestà, al voler sempre avere ragione col partner. Se evitate gli eccessi vostri soliti, arriverete indenni appunto al momento in cui Venere diventerà vostra amica. Attenzione soprattutto a non cercare conferme fuori dalla relazione in cui siete. Vergine, è un mese ricco di stimoli nuovi,
Ci sono due pianeti in splendido aspetto, cioè un trigono dal toro, una è Venere fino alla prima metà del mese, che vi fa vivere l'amore con maggiore rilassatezza, senza voler controllare tutto, lasciando più spazio alla sorpresa. Ecco, lasciatevi sorprendere dall'amore. Solo fino al 15, però, perché poi passa in gemelli, potrebbe sorprendervi in modo negativo. L'altro è Mercurio, un bel Mercurio in trigono, anche se poi diventa retrogrado, per cui rallenta molto il tutto, ma non fatevi spaventare. E infine Marte, Marte è in bell'aspetto, Bilancia. Aprile vede Marte in posizione dissonante, quindi attenzione agli scatti d'ira che per voi non sono mai così evidenti, vi tenete tutto dentro, però sapete che l'aggressività passiva può essere altrettanto disorientante che quella invece esplicitata in modo palese. Per fortuna vi salva, vi viene in aiuto una bella Venere dalla seconda parte del mese, una Venere in gemelli, che tinge l'amore di ali fatate, vorremmo dire così con un termine che comunque dovrebbe piacervi molto. L'amore andrà bene, l'amore andrà per il meglio. Scorpione. È con grande gioia, astrologa, che vi dico che aprile sarà il mese del sesso più audace, più fantasioso, più memorabile che vivrete quest'anno. Ce ne saranno altri naturalmente, però questo è veramente speciale, con Marte in trigono dal Cancro. Avrete una fantasia inesauribile e sappiamo che le vostre fantasie sapete ben tradurle in realtà e quindi godetevi assolutamente questo Eros spaziale. Attenzione solo a due pianeti, Venere e Mercurio, che sono in opposizione. Sagittario. È un mese non troppo esaltante, aprile per l'amore, perché nella seconda metà del mese Venere è in opposizione, quindi non farete incontri esaltanti, appunto, persone che vi piacciono fin dal primo momento, potrebbero esserci liti, di incomprensioni con il partner. Ma non è niente di grave, anche perché comunque ricordate che Giove, il grande Giove, è sempre in trigono, è sempre dalla vostra parte, quindi forse è il momento di concentrarsi sul manifestare i doni che questo pianeta vi ha promesso dall'inizio dell'anno. Capricorno. Un mese ambivalente aprile per voi. Ci sono due pianeti in bellissimo aspetto che sono Mercurio e Venere dal Toro, che vi invita, Venere vi invita a vivere l'amore con più rilassatezza, lasciandovi andare e soprattutto dedicando più tempo, più il vostro tempo prezioso, donatelo ai rapporti. Perché se lo meritano anche. Mentre Mercurio, che poi sarà retrogrado, rallenta un pochino tutta la vostra attività di solito frenetica, ma per voi non è un male. L'altro aspetto che invece non è positivo è Marte in opposizione. Acquario. Continua, anche se da pochissimo, l'entrata, il passaggio breve ma intenso di Plutone nel vostro segno.
e promette una profondità e una intensità di sentimenti, di emozioni, di pensieri anche che vi stupirà, però avrete tempo per apprezzarlo perché adesso è appunto un passaggio molto breve. Semmai la notizia del mese è una Venere che da metà mese è in trigono e porta l'amore a essere vissuto molto meglio. Se ci sono degli screzi si risolveranno, nuove conoscenze e rapporti positivi. Pesci. Non ditemi che non siete sempre alla ricerca dell'anima gemella, perché non ci crederei, però io vi posso dire che ad aprile c'è la possibilità che troviate la persona giusta che state cercando da sempre, perché i pianeti dell'amore e del sesso, dell'eros, sono spacciatamente dalla vostra parte, quindi. Anche se c'è una relazione in atto, il sesso diventerà come l'avete sempre desiderato, l'amore anche romantico, pieno di sentimento. Attenzione solo, che poi dalla metà mese Venere cambia aspetto, cambia segno e quindi potrebbe cadere un pochino questa intensità.